preghiera, ho scelto il Cantico delle Creature di Francesco d'Assisi, ma io ho messo una versione più vulgata, nel senso rivista in italiano più corrente, e poi leggiamo il brano di Genesi. Un attimo la candela. Chi fuma? Accendo? Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Insieme. Altissimo, onnipotente, buon Signore, Tue sono la lode, la gloria, l'onore ed ogni benedizione. A Te solo, Altissimo, si addicono, e nessuno è degno di pronunciare il Tuo nome. Tu sia lodato, mio Signore, insieme a tutte le creature, specialmente il fratello Sole, il quale è la luce del giorno, e Tu attraverso di lui ci illumini. Ed esso è bello e raggiante con un grande splendore. Simboleggia Te, Altissimo. Tu sia lodato, mio Signore, per sorella luna e le stelle, in cielo le hai formate, chiare, preziose e belle. Tu sia lodato, mio Signore, per fratello vento, e per l'aria e per il cielo, quello nuvoloso e quello sereno e ogni tempo, tramite il quale dai sostentamento alle creature. Tu sia lodato, mio Signore, per sorella acqua, la quale è molto utile e umile, preziosa e pura. Tu sia lodato, mio Signore, per fratello fuoco, attraverso il quale illumini la notte. È bello, giocondo, robusto e forte. Tu sia lodato, mio Signore, per nostra sorella Madre Terra, la quale ci dà nutrimento, ci mantiene e produce diversi frutti con fiori colorati ed erba. Tu sia lodato, mio Signore, per quelli che perdonano in nome del Tuo amore e sopportano malattie e sofferenze. Beati quelli che le sopporteranno in pace, perché saranno incoronati. Tu sia lodato, mio Signore, per la nostra morte corporale, dalla quale nessun uomo vivente può scappare. Guai a quelli che moriranno mentre sono in situazione di peccato mortale. Beati quelli che la troveranno mentre stanno rispettando le Tue volontà, perché la seconda morte non farà loro male. Lodate e benedicete il mio Signore, ringraziatelo e servitelo con grande umiltà. Dal libro di Genesi. Dio disse: ci siano luci nel firmamento del cielo per distinguere il giorno dalla notte, servano da segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni, e servano da luci nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne. Dio fece le due luci grandi, la luce maggiore per regolare il giorno e la luce minore per regolare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per regolare giorno e notte e per separare la luce dalle tenebre. E Dio vide che era cosa buona.
E fu sera e fu mattina, quarto giorno. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. La volta scorsa ci eravamo salutati sulla lettera Bet, che è la seconda lettera dell'alfabeto ebraico, che al cospetto di Dio è sulla lettera Aleph, che è la prima lettera dell'alfabeto, che al cospetto di Dio si lamentava perché la Bet, seconda lettera dell'alfabeto, era stata utilizzata come inizio e del libro di Genesi e dunque come inizio di tutto il Tanakh, cioè la Bibbia ebraica, Torah, Nevi'im, Ketuvim, Torah, profeti e scritti. E noi ripartiamo da questo Bereshit, da questa Bet, che significa due, che significa benedizione, ed esploriamo un po' questo testo così lungo, così articolato, che ci è giunto, secondo la critica tradizionale, in due versioni. La prima, che va dal versetto 1 al versetto 2-4a, è una suddivisione degli studiosi precisa, quindi da 1 a 2-4a, ed è la redazione cosiddetta sacerdotale, cioè è opera di una scuola sacerdotale operante tra l'esilio e il post-esilio, che definisce la creazione, lo vedremo, come un atto di culto. Quindi la creazione è un atto di culto, è una scuola attenta ai calendari, alle feste, alle minuzie descrittive. L'altro testo, sempre secondo la critica tradizionale del Pentateuco accettata dagli studiosi, va dal versetto 2-4b al versetto 25 ed è la redazione cosiddetta yavista. E questa redazione è chiamata così perché per il nome di Dio utilizza il tetragramma, quello che noi traduciamo Yahweh. Ed è una tradizione che viene fatta risalire all'epoca davidica o salomonica o giù di lì, quindi una redazione di corte che non fa altro che rileggere la storia di Israele alla luce, potremmo dire così, di una antropologia di alleanza. Cosa voglio dire? La storia di Israele è fatta di grande relazione con Dio, dunque alleanza, ma anche di grandi tradimenti, per poi sperimentare di nuovo il perdono e la ripresa. Siamo nell'età esilica, ma potremmo adattare questo schema all'età dell'Esodo. Lo Yavista rilegge tutto questo, lo Yavista rilegge più che altro l'Esodo. Non siamo ancora nel tempo dell'esilio, l'esilio saranno i rimaneggiamenti, ma è quello, cioè lo schema è sempre quello: uscita dall'Egitto, percorso nel deserto, arrivo nella terra promessa. Lo stesso schema sarà dell'esilio, uscita dalla terra promessa, schiavitù in Babilonia, ritorno attraverso il deserto nella terra. Per lo Yavista chiaramente siamo nell'Esodo, rilegge questa storia alla luce di un'antropologia di alleanza, perché l'alleanza è la categoria appunto della relazione, antropologia perché nella penna dello Yavista i tratti umani, specificatamente umani, vengono disegnati con un approfondimento psicologico, in questo senso, e lo vedremo. Dicevo anche lo schema dell'esilio perché probabilmente, come accade nello studio della scrittura anche per altri autori, questa definizione dello Yavista come scuola salomonica, davidica o dello stesso Yavista in sé è assai controversa, anche se lo stile chiaramente ci fa intendere uno stile diverso da quello sacerdotale, forse più antico. Però su questo le discussioni possono essere tante. Ricordo l'esempio che portava il mio professore circa il materiale scrittorio, ma anche circa il modo di scrivere. Io posso scrivere oggi, nel 2014, con una macchina da scrivere Olivetti 80, e posso scrivere non con un linguaggio di oggi, ma con il linguaggio degli anni 80, come Leopardi che scrive frammenti in greco o in latino.
Ci siamo? E questo posso dire che è un testo antico. Quindi per questo dico, in realtà quando si tratta di analizzare lo stile degli autori biblici le controversie sono tante, ma la scuola poi decide alcuni filoni sui quali almeno seguire le interpretazioni, e noi seguiamo queste interpretazioni. Quindi la scuola sacerdotale per il capitolo 1, semplificando, la scuola chiavista per il capitolo 2. Abbiamo poi altre due scuole che soggiacciono alla redazione del Pentateuco, un'altra fonte, un altro documento, un'altra scuola, le denominazioni possono essere diverse, è la scuola eloista, così chiamata perché nei suoi brani utilizza per Dio il nome Elohim, e poi il deuteronomista perché si ispira alla teologia del libro del Deuteronomio scoperto nel Tempio di Gerusalemme, stando al conto biblico nel 622 sotto il re Giosia, ma anche questo racconto in realtà è assai messo in discussione circa la sua storicità. O se viene accettata la scoperta del libro del Deuteronomio, chiaramente non è il Deuteronomio come lo conosciamo oggi, ma alcune sue parti. Andiamo adesso ad analizzare questo testo. I due racconti, importante questo, sono separati da una formula che troviamo in 2:4a. Queste le generazioni del cielo e della terra nella loro creazione. No? Il testo, la vecchia traduzione della Bibbia, Cei, così diceva, così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. E poi, così il versetto 1, il versetto 4a, queste le origini del cielo e della terra, quando vennero creati, in realtà è nella loro creazione. Questo termine, toledotto, generazione, è importante nel libro di Genesi perché divide quasi il testo di Genesi dalle generazioni del cielo e della terra alle generazioni dell'uomo. Ritornerà al capitolo 5, versetto 1, con Adamo. Lì si parlerà delle generazioni di Adamo, e di Adamo si dirà che ha generato un figlio a sua immagine e a sua somiglianza, il che rimanderà dunque al capitolo 1. Di questa formula, queste le origini del cielo e della terra nella loro creazione, gli studiosi interpretano o si tratta di una formula di chiusura, quindi chiude un brano, o apre un altro brano. In realtà il punto in cui è posta nel nostro testo a livello redazionale fa pensare alle due cose insieme, cioè chiude e apre. Nella tradizione rabbinica, visto che così abbiamo anche cominciato facendo delle incursioni nella tradizione rabbinica, questo si può fare per la plasticità, potremmo dire, dell'ebraico, cioè giocare sulle lettere. Nella loro creazione, Beit Ram, che è un ifil, lasciamo stare quando furono fatti creare, è tutta una... Ecco, loro lo leggono Be Avram. Cioè, come a dire che il cielo e la terra sono stati creati a causa di Abramo, dunque a causa di Israele. Infatti nella tradizione ebraica il mondo è creato per Israele anzitutto e poi anche per i Goim. Ma prima di tutto il mondo è per Israele, facciamocene una ragione in questo senso. E come inizia il nostro testo? Il nostro testo inizia con questa affermazione solenne: Bereshit bara Elohim et shamayim ve'et haaretz. In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora, questa frase è stata vista in due modi: una frase assoluta, cioè così come se fosse il titolo, il riassunto di quello che si vuole dire, ma non nel libro di Genesi, casomai nel capitolo, perché il libro di Genesi non ci parla solo dell'inizio in cui Dio creò il cielo e la terra, quindi è l'inizio del capitolo. Oppure una frase temporale, quindi come dire, quando all'inizio Dio creò il cielo e la terra era vuoto e desolazione, le tenebre stavano sulla faccia dell'abisso, lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, disse Dio sia la luce. Quindi attraverso protesi ed apodosi in maniera temporale. Quindi quando Dio creò il cielo e la terra,
La frase principale è poi al versetto 3. Quindi alcuni studiosi non leggono questo versetto 1 come una frase assoluta. In principio Dio creò il cielo e la terra. Ma quando in principio? Un parallelo si avrebbe nell'Enuma Elish, che è un poema mitologico mesopotamico, lì dove è scritto: quando nell'alto i cieli non erano stati nominati, la terra ferma di sotto non era stata chiamata per nome, allora avvenne che gli dèi furono formati dentro di essi. Quindi abbiamo anche qui una frase temporale. Una frase temporale che ricorda sia Genesi 2:4b, quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, sia ricorda il testo famoso di Proverbi 8, sono le riletture sapienziali della creazione, cioè i libri sapienziali rileggono l'evento della creazione. Un testo celebre, famoso, è Proverbi 8, lì dove la sapienza personificata come paredra di Dio, come colei che sta accanto a Dio al momento della creazione, si presenta. E così si presenta, è un bellissimo testo che leggiamo: il Signore mi ha creato all'inizio della sua attività, prima di ogni sua opera, fin da allora, dall'eternità sono stata costituita, fin dal principio, dagli inizi della terra. Quando non esistevano gli abissi io fui generata, quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d'acqua, prima che fossero fissate le basi dei monti, prima delle colline io sono stata generata, quando ancora non aveva fatto la terra e i campi nelle prime zolle del mondo, quando egli fissava i cieli, io ero là. Ani Sham, io ero là. Quindi anche qui c'è una certa assonanza con questa proposizione temporale, che ancora continua: quando tracciava un cerchio sull'abisso, quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti dell'abisso, quando stabiliva il mare i suoi limiti, sicché le acque non ne oltrepassassero la spiaggia, quando disponeva le fondamenta della terra, allora io ero con lui come architetto ed ero la sua delizia ogni giorno. In realtà il termine in ebraico può significare o architetto o bambina. Per cui alcuni dicono architetto perché questa sapienza dispone l'ordine del mondo, altri dicono bambina riferendosi a una raffigurazione della dea egiziana Maat, che è la sapienza ordinatrice, la giustizia, che gioca sul naso di Ra, del dio Ra. Quindi è questa sapienza, questa bambina che si diletta sul naso di Ra. E quindi le interpretazioni possono essere varie. A noi interessa il fatto che anche in Proverbi 8, come nell'Enuma Elish, noi troviamo una proposizione temporale. Pure gli studiosi, come Forrad, ammettono invece lo stato assoluto, cioè questa proposizione è assoluta. E scrive Forrad: non seguiamo l'antica opinione che considera il verso 1 protasi del verso 2 o addirittura del verso 3 e non come una frase a sé stante. Il verso 1 non può avere il carattere di una proposizione teologica principale, e continua a spiegare il perché in questo senso. Quindi vi sono studiosi, e la maggioranza delle traduzioni segue questa interpretazione, che vede la frase "in principio Dio creò il cielo e la terra" come assoluta. Quindi è così. Il verbo creare, il verbo bara, è un verbo fortemente teologico. Il verbo creare, il verbo bara in ebraico, è proprio di Dio. In tutta la scrittura è riservato a Dio. Creazione della terra, della terra abitabile, del cielo, degli astri, dei venti, del nord, del mezzogiorno. Se cercate in una concordanza, il verbo ricorre continuamente applicato a Dio, quindi a Dio che crea. Questo ha poi condotto, anche attraverso la lettura di 2 Maccabei 7:28,
alla definizione della dottrina della creazione dal nulla, la creatio ex nihilo. Il testo di Genesi però non ci parla di una creatio ex nihilo. Cioè il testo di Genesi, essendo un testo che nella sua letterarietà riprende moduli della letteratura mitica mesopotamica, soprattutto ma anche egiziana, svuotandoli però del loro significato originario, si trova davanti questo materiale in cui non si parla di una creazione dal nulla, perché avete visto, si dice che la terra era vuota, informe, vi erano già le tenebre, vi era l'abisso, vi erano le acque, cioè vi era una sorta di caos acquatico tenebroso in un abisso. Quindi non c'è per l'autore di Genesi l'idea di una creazione dal nulla. Verrà dopo, sia attraverso l'interpretazione del verbo bara, che in tutta la scrittura è riservato esclusivamente a Dio che crea e non all'uomo, sia per l'affermazione, più che l'interpretazione, di 2 Maccabei 7,28, dove si dice esplicitamente che Dio ha creato dal nulla il cielo, in questo senso. Però nel nostro testo non vi è questo, non vi è questo. Vi è il fatto però che Dio crea. Una difficoltà poi lo crea l'accostamento di bara a Elohim, cioè un verbo singolare con un nome di Dio che ha la terminazione plurale. La terminazione plurale. Questa difficoltà era già stata avvertita dai maestri ebrei, e il Signore disse a Mosè, che scriveva la Torah: lascia stare, chi vuole sbagliare sbagli. In realtà è una difficoltà. È vero che oggi il metodo storico critico risolve la questione dicendo: il nome Elohim, nel tempo in cui fu redatto il testo, fu composto il testo, era già stato assunto come nome di Dio, in questo senso, no? Eppure rimane un problema nella lettura, rimane più che altro la bellezza affascinante di questo Elohim plurale che crea il singolare, no? Creò Dio la terra e il cielo. E la terra viene detta Tovavou. Che cos'è questa espressione Tovavou? Ricorre in altri contesti, soprattutto in Geremia 4:23, in Isaia 34:11, per indicare ciò che è desertico e vuoto. Il termine Tou da solo lo ritroviamo poi in Isaia 44:9 e indica il vuoto che sono gli idoli e colui che li fabbrica. Quindi abbiamo anche nel testo un'allusione alla, possiamo dire, alla vanità degli idoli. Quindi la terra era vuoto, come il vuoto l'idolo, come il vuoto che li fabbrica. E il vuoto di Tou indica allora un'azione creatrice, un'azione contraria a quella creatrice di Dio. Dove c'è il vuoto non c'è creazione, e il vuoto sono gli idoli, coloro che li fabbricano, coloro che confidano in loro. Il termine Vou è un termine che vuole sottolineare questo vuoto ancora di più, questo non esserci. E invece il termine Tehom, unitamente a Choshek, come vi dicevo, indica l'abisso, la massa d'acqua primordiale. Quindi l'autore di Genesi 1 riprende degli stilemi, delle figure della mitologia mesopotamica, per cui si ha un caos acquatico primordiale, circondato dalle tenebre, un caos acquatico proprio abissale, potremmo dire così, nell'abisso, e una terra che è vuota, perché appunto è inondata dalle acque. Quindi c'è, tutto è mescolato, tutto è confuso, tutto è sommerso dalle acque. Tutto questo è. Quello che si ha è soltanto il Ruach Elohim. Ruach è il vento. Non vi è nessuna teologizzazione in questo testo del Ruach, che normalmente viene tradotto spirito di Dio.
lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Non è Spirito, lo diventerà. Lo diventerà nella predicazione profetica, lo diventerà nei sapienziali, ma è vento. Quello che si ha è un vento che plana sulle acque. Lo diventerà nell'interpretazione di Rashi, lo diventerà nell'interpretazione neotestamentaria, addirittura l'interpretazione di Rashi, che è questo commentatore ebraico, ebreo medievale, fa pensare anche alla colomba dello spirito, no? E così scrive: il trono della maestà divina stava nell'aria e planava sulla superficie delle acque con la sola forza del soffio della parola del santo benedetto egli sia e con il suo ordine, allo stesso modo di una colomba che plana sul suo nido. Quindi, ma Ruach qui è vento, un vento chiaramente è unito a Dio, è un vento di Dio, cioè un vento che proviene da Dio probabilmente. Una sorta di vento divino, di vento primordiale, potremmo dire, di vento primordiale, quasi unito a Dio, no? Quasi strettamente unito a Dio. È chiaro che il costrutto è difficile ed è femminile. Lo spirito, o il vento, in ebraico è femminile, Merachefet. Da qui, probabilmente, ci poniamo la domanda, e forse da qui nata l'idea della sapienza al femminile come paredra di Dio, in Sirach 24, la sapienza presenta se stessa come uscita dalla bocca dell'Altissimo e come una nube che ha avvolto la terra. Questo spiegherebbe poi l'acqua che usciva dalla terra come nube di 2:4b dell'altro racconto. Quindi, come vedete, già in pochi versetti abbiamo una problematicità. La problematicità nel versetto 1 di un verbo a singolare unitamente a un nome che ha una terminazione plurale, Bara Elohim. La problematicità di un vuoto, di un deserto della terra che ai lettori, chiaramente ai lettori ebrei, ricorda il vuoto degli idoli. E poi la presenza di un caos acquatico primordiale, accompagnato da un ruach, spirito, vento di Dio. Che cos'è questo ruach Elohim? Un vento divino, un vento primordiale, un vento originario che plana su queste acque e lì, attraverso la parola, siamo al versetto 3, si impianta l'opera della creazione. Vayomer Elohim, Yehi-Or, Vayehi-Or. Disse Dio: sia la luce, e luce fu. Sia luce, e luce fu. Quindi la creazione, il bara, questo bara avviene attraverso un dire, anzitutto attraverso un dire. C'è un parlare, anzi c'è un dire, perché il verbo amar significa dire. Dio disse, due punti, sia la luce, e luce fu. D'altronde anche la letteratura sapienziale, i salmi dicono che il Signore comanda e tutto è fatto. Quello che Lui vuole, basta che lo dica, e appare, viene alla vita. Il Signore Dio quindi disse Elohim sia luce e luce fu. Chiaramente l'entità della luce non è come quella che noi conosciamo, ma è una luce diversa, la luce primigenia, è l'entità luce, è l'entità luce, è una luce primigenia. Su questa luce si impianta, i verbi sono importanti, il vedere di Dio. Dio vide la luce. Vedere anche avere il controllo, anche Mosè del Monte Nebo vide la terra promessa e se ne appropriò dunque giuridicamente. Vedere è esercitare un dominio, un appropriarsene. Ma è anche esprimere un giudizio. Il testo prosegue: vide la luce che buona. Quindi c'è una sorta di giudizio sulla luce. La luce è Tov. Tov non ha primariamente una connotazione morale o esclusivamente morale. Che cos'è Tov? È ciò che risponde all'ordine della creazione. Cioè, le cose sono buone perché sono al loro posto nell'ordine della creazione e hanno una loro finalità nell'armonia della creazione. Questo è Tov. Quindi potremmo dire buono e bello. Questo Tov ha anche un aspetto estetico.
E Dio vide che la luce era buona e bella, anche un aspetto estetico. Quindi ogni cosa occupa il giusto posto nella creazione e ha un suo fine, Quindi Dio vide che la luce era buona, ecco l'altro atto di creazione è fare la differenza, uai abdel. Il verbo dividere e separare significa in realtà fare la differenza. Fare la differenza. Come quando c'era la divisione, no? A scuola ci si insegnava che la differenza, si fa la differenza. Allora, il Signore fa la differenza tra la luce e le tenebre. Allora, l'atto di creazione, che è proprio esclusivo di Dio, si esplica attraverso la parola, che Dio disse, e attraverso un fare la differenza che fa emergere le identità. E dunque la creazione non è altro che un dire e un far venire alla luce l'identità in coppia, in coppia. I libri sapienziali, il libro della sapienza, dirà che il Signore ha creato tutte le cose in coppia. Vi ricordate la lettera Bet che significa due, relazione? Ecco, i libri sapienziali diranno questo: hai creato tutto a due, le cose sono state create a due, le prime cose create a due sono la luce e le tenebre. E il Signore fa differenza, cioè dà una identità, dà un'identità. Questo è importante, questo è importante. Anche la creazione stessa sarà in coppia, quindi si tratta di una creazione in coppia nello spazio, e lo stiamo già vedendo, la luce e le tenebre, ma anche nel tempo, anche i giorni della creazione saranno in relazione, quindi al primo giorno corrisponderà il quarto, al secondo giorno corrisponderà il quinto e al terzo giorno corrisponderà il sesto, perché nei primi tre giorni Dio crea la cornice, negli altri tre riempie questa cornice. Quindi se il primo giorno sono creati, e lo abbiamo visto, giorno e notte, e cioè sono creati luce e tenebre, a quali poi si darà il nome comunque di giorno e notte, nel quarto giorno saranno creati i luminari, come abbiamo sentito oggi. Se il secondo giorno saranno separate le acque, il quinto giorno saranno creati gli animali acquatici e gli uccelli. Se il terzo giorno emergerà l'asciutto e saranno create le piante, il sesto giorno darà vita a Dio, agli animali e all'uomo. Il settimo giorno è a sé, perché è un giorno chiamato consacrato, Shabbat. Consacrato, santificato. È bellissimo, ci sono delle descrizioni proprio musive o delle miniature in cui lo Shabbat, anzi la Shabbat perché è femminile in ebraico, viene presentato come un angelo incoronato da Dio, è il giorno sacro, lo vedremo. E si tratta di una creazione dunque che viene distinta, all'interno della quale si fa differenza, e di una creazione che ha anche un ornamento. Abbiamo visto che la cornice viene riempita. Questa creazione poi segue l'alternanza alto-basso. Si parte dalle realtà celesti per arrivare alle realtà terrestri. L'azione creatrice fonda dunque un'armonia e una pace cosmica. Dicevamo, la prima cosa creata è l'entità luce, che sarà distinta dalle tenebre. Ma attenzione che fra luce e tenebra non vi sarà mai nessuna barriera. Il testo continua dicendo: Dio fece differenza tra la luce e le tenebre, Dio diede nome alla luce e giorno, e alle tenebre diede il nome di notte. Quindi non viene messa una lastra, una separazione, cioè una barriera per separare la luce dalle tenebre. Luce e tenebre sono distinte, ma si toccano. Tant'è che poi la scrittura dirà che per Dio le tenebre sono come luce, Salmo 138, a Lui sono il giorno e la notte, il Salmo 74, 16, e Dio stesso dirà che crea in Isaia la luce e le tenebre, allo stesso modo in cui crea
il bene e il male. Dove verrà? Dio crea il bene e il male, in Isaia. E Dio stesso si rivelerà in alcuni passaggi, sia della Torah, sia dei Salmi, come tenebra, tenebra luminosa. Se voi ricordate il Vangelo di Marco l'anno scorso, quando parlavamo della presenza della tenebra al momento della crocifissione, riandavamo a tutti i testi vetero-testamentari in cui Dio si presenta come tenebra, tenebra luminosa. Allora, tenebra e luce non hanno bisogno di una barriera per essere separati. Tenebra e luce stanno in contatto. E fu sera e fu mattino, è chiaro, la conta del giorno per gli ebrei avviene al tramonto, quindi al tramonto finisce il giorno e inizia il giorno nuovo, quindi noi saremo già nel giorno, già siamo in Shabbat, oggi poi è un giorno particolare, quindi non dovremmo neanche fare quello che stiamo facendo, ma lo facciamo. E fu sera e fu mattino, Yom Echad, giorno 1. Attenzione a questa traduzione, non è primo giorno, non è un numero ordinale primo, è uno. E giorno 1, Echad. E questo Echad ci ricorda chiaramente il libro del Deuteronomio, la confessione di fede 6:4. Adonai Echad, il Signore è uno. Il Signore è uno. E la luce del giorno 1 sarà la luce dello Shabbat, che metterà, questa luce dello Shabbat metterà sacramentalmente in relazione con la luce del giorno 1. Quindi la luce, unitamente alle tenebre, diventano la connotazione del giorno 1, dal quale scaturiscono poi tutti gli altri giorni. Uno perché Dio è uno, secondo Deuteronomio. Quindi stiamo attenti a questo Echad, che è importante. Quindi non traduciamolo primo giorno, ma giorno 1, giorno 1. E poi del sabato vedremo anche cos'è questo giorno dello Shabbat. Il vedere di Dio, Dio vide, come vi dicevo, è il dominio e l'appropriazione giuridica, ma è anche un confermare l'esistenza e la natura di quanto è creato. La creazione, alla fine, vedrà, come anche l'uomo, così come essa è vista o conosciuta, no? È l'espressione di Paolo in Prima Corinzi 13:12. Allora conoscerò o vedrò come anch'io sono conosciuto, cioè sono visto. Sapete che in greco conoscere e vedere è la stessa radice. E la differenza, il fare la differenza implica, dicevamo, una relazione. Questo sarà sintomatico anche nella storia della salvezza, perché fare la differenza crea in effetti una coppia, e la storia della salvezza sarà portata avanti attraverso coppie. Vedremo la prima, Adamo ed Eva, e poi altre coppie, Abramo, Sara, Isacco, Rebecca, Giacobbe, Rachele, Elia, ma fanno per una, e fino ad arrivare a Giuseppe e Maria, Cristo e la Chiesa. Quindi si va avanti per coppie, si va avanti per coppie. Subito dopo il Signore crea il firmamento per separare le acque dalle acque, per fare differenza tra le acque. Questo è un po' la cosmologia dell'autore antico. L'autore antico pensava che la terra fosse tutta concentrata, potremmo dire al centro, sorretta da delle colonne che appoggiavano nel fondo, negli abissi del mare. Il mare circondava tutta questa terra che era al centro, vi erano poi le montagne, e al di sopra delle montagne una lastra che era il firmamento. Sopra questa lastra vi erano poi delle cisterne che contenevano le acque che sono sopra. Quando il Signore voleva far piovere sulla terra, apriva il rubinetto delle cisterne ed ecco il diluvio, no? Le famose cateratte del cielo. Ecco, così avveniva.
E quindi la creazione del firmamento, il firmamento è rachia, cioè che è solido, no? Consolidare, e in realtà questa lastra in altri scritti sembra ricordare la lastra del Tempio, il pavimento del Tempio di Gerusalemme, proprio questo, il pavimento del Tempio di Gerusalemme. E siamo in Ezechiele 1, 22-26 o 10-1, quindi una lastra, una sorta di firmamento, dice Ezechiele nella sua visione del Tempio, parla di firmamento, non è altro che il pavimento del Tempio. Quindi il firmamento, il termine rachia, è questa lastra che vuole appositamente ricordare il pavimento del Tempio. E questa lastra serve a separare le acque. In fondo sono le acque dell'inizio, le acque dell'inizio, le acque del caos primordiale. Le separa e fa differenza tra le acque che sono sopra il cielo e quelle che sono sotto il cielo. Nel secondo giorno non vi è, e fu sera e fu mattina al secondo giorno, prima di questo non vi è, come è stato nel giorno 1 e come sarà negli altri giorni, l'approvazione, il vedere di Dio che questo era cosa molto buona. Alcuni dicono perché in realtà l'opera del secondo giorno è incompleta, si completa nel terzo giorno, e allora il giudizio, Dio vide che era cosa buona, è nel terzo giorno. Secondo la tradizione ebraica non è così. Secondo la tradizione ebraica afferma che le acque non volevano separarsi e minacciarono di far ricadere il mondo nel caos. Quindi Dio lavorò e faticò molto per separarle. E questo non è buono. Cioè, lì dove c'è indifferenziazione, cioè lì dove c'è caos acquatico, dove tutte le cose sono mescolate alla rinfusa, dove non si fa la differenza, oggi si parla molto e parleremo molto di uomo, di donna, dove non si fa la differenza, questo non è buono. Pensatelo anche ordinatamente alle relazioni. Questi non si volevano separare le acque, e invece, cioè non si volevano differenziare. Il caos acquatico è una relazione in cui una relazione quasi come dire simbiotica, ecco, in questo senso, no? E non si vogliono separare queste acque. Non è buono, non è tov. Cioè, attenzione, non è buono nel senso morale del termine, ricordiamo, nel senso funzionale del termine, cioè non funziona nell'ordine della creazione. Le cose devono essere ben differenziate e non devono mai essere strettamente legate fino al punto di confondersi. Fra luce e tenebre si toccano, non si confondono, non sono separate da lastre. È il modello della relazione, luce e tenebre. C'è una sapienza veramente antropologica molto forte nel testo di Genesi. Stiamo andando perché chiaramente, se no non finiamo mai questo testo di Genesi. Le acque che sono sotto il cielo, Dio disse, si raccolgono in un solo luogo e appaia l'asciutto. E quindi abbiamo qui due termini importanti. Il primo termine è la Yabasha, cioè la terra asciutta, è la stessa terra che compare nell'episodio del passaggio del Mar Rosso, no? Le acque si dividono e compare l'asciutto. Anche qui chiaramente il testo rimanda alla categoria di alleanza, fare differenza, no? E poi sarà tagliare, fare differenza sarà anche tagliare, separare, no? Il karat berit, cioè tagliare l'alleanza. La creazione si configura sempre più come un atto di alleanza, anche nella terminologia stessa, cioè Dio stringe con Israele, attraverso Israele con l'umanità, Dio stringe un'alleanza già a partire dalla creazione. Questo chiaramente è una riflessione posteriore all'esilio, perché Israele conosce dapprima il Dio salvatore, cioè c'è un Dio che salva perché ha fatto alleanza con noi.
Ma se è un Dio che salva perché ha fatto alleanza con noi, è un Dio che ha stipulato questa alleanza non adesso, ma da sempre nella creazione. E allora Dio non è solo salvatore, ma è anche creatore. Quindi il passaggio, mentre noi relazionalmente passiamo da un Dio creatore a un Dio salvatore, leggendo la Bibbia, nell'analisi delle tradizioni no, è tutto il contrario. Abbiamo prima l'esperienza di un Dio salvatore, cioè di un Dio che fa alleanza con noi e che in virtù di questa alleanza ci salva. Da questo, conoscendo la vacuità degli idoli, che sono opera delle mani dell'uomo, hanno bocche e non parlano, hanno occhi e non vedono, sia come loro che li fabbrica, è un bellissimo salmo imprecatorio anche quello, da lì risaliamo al Dio creatore. Questo Dio salvatore ha stretto già un'alleanza con noi nella creazione, perché lui è anche creatore a fronte di questi idoli che sono nulla, che sono tohu vavohu in questo senso, Quindi abbiamo questo asciutto che compare, e allo stesso tempo abbiamo le acque alle quali Dio pone un limite, le acque del mare, così come dirà per esempio in, ci sono dei testi che non possono non leggersi, in Giobbe, dove Dio proprio oppone un limite. Lo prendiamo, è Giobbe il capitolo 38, i versetti 8 e seguenti. Eccolo qua. Chi ha chiuso tra due porte il mare quando erompeva uscendo dal seno materno, quando lo circondavo di nubi per veste e per fasce di caligine folta? Poi gli ho fissato un limite, gli ho messo cavistelle e porte, e ho detto: fin qui giungerai e non oltre, e qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde. È bellissimo. Cioè il mare viene racchiuso, viene frenato, viene frenato. E questo asciutto viene chiamato terra, Erez, la terra che poi sarà feconda, ma che sarà anche il luogo delle pene dell'uomo, sarà il luogo della maledizione, maledetta sia la terra, no? E poi avviene al luogo di raccolta delle acque, si dà il nome di mare. Anche qui un termine cultuale, mikveh maim, quindi le mikveh amaim kara yamim. Il mikveh maim in sé sarebbe il luogo di raccolta delle acque, ma il mikveh non è altro che una vasca cui si raccoglie acqua sorgiva, acqua piovana o acqua sorgiva, per le abluzioni rituali, prima e dopo l'ingresso del tempio, prima dell'ingresso del tempio e dopo l'uscita dal tempio. Quindi il mikveh è un bagno di purificazione che rimanda come il firmamento al tempio. Il mikveh maim, il luogo di raccolta delle acque. Anche la speranza, o meglio il Signore come speranza, come mikveh di Israele, sarà detto proprio mikveh di Israele, luogo di raccolta di Israele. Quindi diventa come una vasca, no, in cui il Signore raccoglie Israele, e questa vasca è la speranza di Israele, quindi ho speranza di Israele. Quindi il nostro testo ha una terminologia cultuale, che poi viene continuata anche nella creazione della produzione delle piante e delle erbe. Anche lì si dice: le piante, le erbe, gli alberi producano frutto secondo la loro specie. È un ritornello che si ripropone, secondo la loro specie. Questo secondo la loro specie, il termine è min in ebraico, il termine min. Questo termine designerà in Israele le caste sacerdotali, le 12 classi sacerdotali che svolgono il loro servizio a turno nel santuario. Min, secondo le loro specie. Quindi, o potremmo dire, secondo le loro classi sacerdotali.
Quindi si riferisce a classi sacerdotali. Quando dice la terra produca germogli, erbe che producono seme, alberi da frutto che facciano sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la sua specie. E poi viene ripetuto ancora una volta, ciascuna secondo la propria specie, ciascuno frutto con il seme secondo la propria specie. Viene ripetuto più volte. Il termine min è il termine che poi indicherà le classi sacerdotali di servizio al Tempio di Gerusalemme. Nell'ebraico rabbinico il termine min diventa l'iniziale della parola minyan. Il minyan è il gruppo minimo di 10 adulti maschi, quindi per adulto maschio si intende il maschio dai 13 anni in su, il numero minimo di 10 persone per cominciare la preghiera. Quando andate in Israele e vi mettete i maschi, noi maschi ci mettiamo la kippah, stiamo attenti perché chiaramente gli ebrei di là non lo sanno, potremmo essere anche ebrei convertiti, e ci chiamano, ma non vi chiamano per farvi vedere il loro libri o per parlarvi, vi chiamano per cominciare la preghiera, perché devono essere in 10. Se voi non sapete poi dire nulla, vi prendete le conseguenze, che all'inizio sono verbali. Quindi ditelo sempre che non siete ebrei. Questo è importante, perché altrimenti o vi chiedono di iniziare la preghiera, oppure nel giorno di Lag BaOmer vi possono affidare i rotoli della Torah e voi dovete ballare sulla strada con i rotoli della Torah. Quindi su questo state attenti, state molto attenti, perché il termine appunto indica il minimo di 10 maschi adulti per celebrare il culto pubblico. Il regno vegetale, ma anche quello animale, dunque è organizzato secondo il servizio liturgico nel Tempio. Vediamo sempre più come la creazione sia un atto di liturgico e allo stesso tempo un atto di lode verso Dio. La stessa cosa è poi ricalcata dalla creazione delle due luci, delle due lampade, le meorotto, la lampada maggiore e la lampada minore. Già il termine lampada ci richiama le lampade che ardevano nel Tempio. Il testo evita espressamente di dire la luna e il sole, in ebraico Shemesh e Yareach, perché luna e il sole, questi termini, avevano una valenza idolatrica. Quindi parla di lampade, la lampada maggiore e la lampada minore, cioè il sole e la luna. A cosa servono queste lampade? Sono ot, altro termine segno. Cioè un altro termine sacerdotale assai importante poi nei libri del Levitico. Otto per segnare stagioni, giorni, anni, quindi il calendario. Perché il calendario si muove così, per segnare stagioni, giorni, anni. Il calendario delle feste soprattutto. Il calendario delle feste. Allora, vedete che siamo dentro il Tempio, ma il Tempio della creazione. Siamo dentro il Tempio della creazione. E il termine min si verrà poi a tradurre anche questo, verrà poi tradotto nella 70, il termine min, o meglio, il termine min verrà poi accostato al termine schiere, perché viene portato al compimento il cielo con tutte le loro schiere. E questa parola schiere viene tradotto poi nella 70 con il termine liturgia, fare la liturgia. Quindi il termine schiere verrà poi, che è quello che ritroviamo in Genesi 2:1. Quindi abbiamo le specie, min, abbiamo il termine schiere, che è un altro termine che potremmo accostare a min, specie, ma ha una sua valenza. Sono le stelle che vengono chiamate a schiere, sono gli eserciti del cielo che sono a schiere, però per dirvi come tutto il lessico è cultuale, quindi min è la specie, in Genesi 2:1 poi avremo le schiere, e sono queste schiere che la 70 tradurrà con il termine liturgia, addirittura con il verbo fare la liturgia. Quindi per dire che ha una valenza cultuale, Genesi 1 ha una valenza cultuale. E vengono poi creati i mostri marini,
che sono il residuo del caos, e gli uccelli, e infine la terra produca esseri viventi secondo la loro specie. E agli uccelli e agli animali acquatici Dio darà lo stesso ordine che poi darà all'uomo e farà le stesse cose che farà sull'uomo. Quindi in Genesi 1:22, parlando degli animali acquatici e degli uccelli, Dio li benedisse: siate fecondi e moltiplicate, vi riempite le acque dei mari, gli uccelli si moltiplichino sulla terra. La terra a sua volta produce esseri viventi, ma non chiaramente per una potenza sua, ma per la potenza che viene da Dio, e infatti è detto che Dio fece, non creò, le bestie selvatiche secondo la loro specie. Quindi abbiamo già lo scenario. Agli uccelli e agli animali marini Dio, attraverso la benedizione, dona la capacità di riprodursi in un linguaggio che sarà poi quello per l'uomo. La terra produce gli animali che ricevono dalla terra il potere poi di fecondare, ma la terra stessa ha il suo potere di generare da Dio, quindi non è mai... Ed ecco, arriviamo alla creazione dell'uomo. Dio disse: nasce, facciamo l'Adam, il terrestre, a nostra immagine, secondo nostra somiglianza. È il brano più intenso e potremmo dire anche il culmine di questa costruzione piramidale che è la creazione. Quindi abbiamo visto degli strati, no? Il centro, no? L'apice, più che il centro, l'apice di questa struttura è l'uomo. Nasce Adam, Bezalmenu Kidmuteno, quindi facciamo l'uomo. Perché questo facciamo? No? Lì avevamo il verbo al singolare e poi il nome al plurale, qui abbiamo un facciamo. Le interpretazioni sono state molteplici, quelle cristiane dei padri dicevano che qui all'opera la Trinità, ma l'autore di Genesi non sapeva che esistesse una Trinità. I maestri ebrei parlavano di una consultazione di Dio con gli angeli o con le potenze del cielo, ma non credo che l'autore sapesse della consultazione di Dio. Nasse potrebbe ricorrere anche in editti imperiali per dire una decisione forte nel quale il re, l'imperatore, si impegna con tutto se stesso, no? Più che plurale maestatis, un rafforzativo della lingua ebraica. No? Allo stesso modo di particelle come nato questo, no? Proprio io. Quindi creiamo adesso veramente, ma per dire voglio adesso creare l'uomo, voglio farlo, anzi voglio farlo. Qui il verbo è assà, è il verbo fare. Il verbo fare in realtà è diverso da creare, perché mentre il verbo creare è altamente teologico, il fare potrebbe implicare anche un fare da ciò che è preesistente, o comunque un produrre, un modellare, un lavoro. Il bara invece è un verbo creare ed è esclusivo di Dio, mentre il verbo assà, fare, è riservato anche all'uomo, all'uomo che fa, all'uomo che opera, all'uomo che costruisce. Quindi Dio dice prima facciamo, anche questo è sintomatico. Facciamo l'Adam, Bezalmenu Kidmuteno, secondo o nella nostra immagine. Il termine Zelem indica l'immagine, la copia concreta, l'idolo, la fotocopia. Quando il re poneva la sua statua nelle province, era come se fosse il re. Il demut invece, la somiglianza, non è altro che la corrispondenza alla vita divina. Quindi se Zelem indica, potremmo dire, il cadavere, no? La copia, l'essere inanimato, il corpo, l'immagine di Dio, il demut è ciò che lo anima, è ciò che lo rende vicino a Dio, simile a Dio. Quindi Zelem e demut. Abbiamo poi la destinazione di questo uomo che deve dominare sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, e finalmente l'apice del verso 27, tre volte il verbo creare, bara. Dio creò e non fece l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Allora, scompare il verbo assà,
ritorna il verbo creare, ripetuto per 3 volte in un versetto. Significa che l'uomo è l'opera più propriamente creatrice di Dio. Cioè, con 3 verbi di creare Dio si è impegnato. E non c'è il verbo dire, non c'è il verbo fare differenza. Altro problema, l'uomo è creato a immagine, ma manca la somiglianza, la corrispondenza. Perché? Alcuni la ravvisano in maschio e femmina. Quest'uomo è Adam, che non è Adamo, ma non è neanche uomo, in realtà. È colui che viene dalla Adama, dalla terra, quindi è il terrestre. Poi è l'umanità, perché è un singolare collettivo, ma è il terrestre, o la, anziché dire l'umanità, potremmo dire la terrestrità, cioè ciò che è fatto di terra, di Adama. E il termine Adam, come il termine Adama, ha in sé la parola Dam, che significa sangue, e ha in sé la parola Adom, che significa rossiccio. E la terra, in quel luogo, è rossiccia. Quindi è la terrestrità. Dio ha creato ciò che è proprio della terra. È bellissimo questa trascendenza che crea ciò che è proprio della terra. Dio crea ciò che è proprio della terra. Va'ivra Elohim et Adam. A sua immagine. La terra di cui l'uomo è composto sarà la copia di Dio. La copia di Dio. La coppia di Dio, e questa coppia è 2, maschio e femmina. Attenzione anche qui, non è uomo e donna, ma è Zakar u Nekeva, dove Zakar e Nekeva indicano la configurazione fisiologica degli organi sessuali maschili e femminili. Questo è. Zakar è l'appuntito, né che va, colei che riceve. Questo è. È bellissimo. Cioè, abbiamo nella creazione l'adesione di un Dio alla terrestrità. Alla terrestrità. E proprio l'immagine di Dio è questo essere maschio e femmina. Diciamo che qualcuno lo ha ravvisato. Ha revisato maschio e femmina nella somiglianza. Io preferisco lasciare il problema dell'assenza della somiglianza. Il testo dice: Dio creò la terrestrità a sua immagine, immagine di Dio la creò. Questa immagine è Zakar e Nekeva, maschio e femmina. Maschio e femmina. Attenzione all'utilizzo di questo testo, qui una parola la spendiamo. Il testo è stato utilizzato e viene ancora utilizzato per tante apologie, e ci chiediamo apologie sulla famiglia, sul rapporto uomo-donna e tutte queste cose. Questo testo, così com'è, non può essere utilizzato per queste apologie, perché il testo è un testo eziologico, cioè spiega le cause, ed è un testo tipicamente fenomenologico. La migliore spiegazione è quella di un extraterrestre che viene sulla Terra, vede questa terrestrità e vede che questa terrestrità è fatta di uomini, di maschi e di femmine. Punto. Non descrive altro. Non descrive altro. Questo è importante. Cioè, il testo, nella sua valenza culturale di lode a Dio, quindi abbiamo il cosmo, no? che rispecchia il Tempio, quindi il Tempio è come un microcosmo, no, dove si ha questa liturgia. D'altronde l'uomo è la voce di ogni creatura, quindi la liturgia però è qualcosa che è al di là del Tempio, non è solo nel Tempio, è nella creazione. La creazione stessa è un inno di lode a Dio. Ebbene, abbiamo in questa creazione la terrestrità, la terra fatta di sangue, che lode il Signore essendo creata maschio e femmina. Punto. Punto. Okay? Abbiamo poi l'ordine dato a maschio e femmina, ma è lo stesso ordine che Dio dà agli uccelli, no? È vero che poi questo passerà agli animali acquatici e agli uccelli, questo poi passerà ad indicare la prima
mitzvah, il primo precetto nella tradizione ebraica. Dio li benedisse e disse: siate fecondi e moltiplicatevi. Per cui nella tradizione ebraica colui che non si sposa e non ha figli è un uomo maledetto da Dio. Già se non si sposa resta sospetto, si deve sposare. Quindi non esiste, soprattutto negli ebrei ultra ortodossi, il rispetto delle diversità o la parvenza di una diversità. Tu sei uomo, ti devi sposare, devi mettere al mondo dei figli, perché questo è il primo comandamento che esce in Genesi. Se poi non si hanno figli, va bene, allora tua moglie è sterile perché è maledetta. Ok? Cioè, la sterilità è presupposta femminile. Femminile. Ci siamo? Quindi anche questo, ma fa parte della cultura, cioè noi ci indigniamo, però le donne ebree che sono lì si sottopongono a riti di purificazione, a riti di espiazione, perché credono fermamente in questo, così sono state allevate. Cioè non è che arriviamo noi e andiamo a fare la battaglia, l'emancipazione femminile, non lo capisce la donna ebrea ultraortodossa, dice: ma di che mi stai parlando? Questa è la mia vita. Poi è vero che ci sono i casi chiaramente di chi rifiuta questa mentalità, però è come se da noi venissero a portare idee altre. Ci siamo, va bene che nel nostro caso ormai le identità e i valori fissi sono ormai questioni dei tempi andati, però immaginate che siamo nei tempi andati e quando portavano le novità si stava un po' così, la stessa cosa accade lì. Per cui è la prima mitzvah: siate fecondi, moltiplicatevi. E in questo c'è un'accezione positiva della sessualità e dell'uomo nella sua totalità, perché l'essere fecondi discende dalla benedizione di Dio. Ecco perché poi l'infecondità è detta maledizione, però è un'infecondità che poi il tardo Isaia, il terzo Isaia, come anche il libro della Sapienza, sposteranno su altri livelli. Quindi la maledizione della sterile verrà cambiata in benedizione, addirittura la sterile che non partorisce verrà detta beata maggiormente di colei che ha figli. Quindi ci sarà un capovolgimento già nell'Antico Testamento della condizione della sterile, dell'eunuco, addirittura anche del giovane morto prematuramente. Questi sono i testi sapienziali, a Dio piacendo ci arriveremo. Quindi siate fecondi, moltiplicatevi. A quest'uomo viene già nel Salmo 8 è dato il potere di sottomettere la terra. I verbi soggiugante e dominate in realtà hanno un'idea di sottomissione, tanto che poi è nata tutta la questione del rapporto uomo-natura creato, il rapporto antropocentrico, o una definizione antropocentrica del rapporto uomo-natura, o al contrario, cioè ecocentrica, cioè al centro c'è l'ambiente, l'uomo è parte di questa natura. In realtà il cosiddetto tema è il tema del dominium terrae. Cioè, cosa significa che l'uomo deve dominare la terra? Deve dominare la terra, la deve soggiogare. È chiaro che i verbi che qui sono usati, che sono verbi di dominio, di sottomissione, vengono privati di questa loro forza dal fatto che dominare la terra è al plurale, sono l'uomo e la donna. Quindi è nella loro relazione maschio e femmina, sono posti dentro la creazione come custodi e come coloro che abbisognano e utilizzano della creazione senza però violentarla, perché violentare la creazione significa violentare l'altro. Cioè, se io mi approprio dei beni della creazione in maniera impropria, con violenza e con sottomissione, non faccio male solo alla creazione, ma faccio male all'altro, perché è maschio e femmina. Quindi tutta la violenza di questi verbi viene attenuata dalla relazione maschio-femmina. Dominate, soggiogate. Non so se mi sono spiegato. Quindi è nella relazione che si usa del creato, che si vive del creato. Altrimenti, se si perde di vista l'altro, è chiaro che il creato diventa a mia disposizione. Ne posso fare quello che voglio, dell'altro non mi interessa, distruggo tutto. Il regime alimentare vegetariano per uomini e animali.
è un'era dell'oro, un'età dell'oro, potremmo dire, no? Un'era di pacificazione, quella che poi Isaia vedrà come la pacificazione messianica, dove il leone si ciberà di paglia, come il bue. Il nostro Natale, in fondo, anche se il leone nel presepe non glielo mettiamo, però ci starebbe bene che si nutre di paglia accanto al bue. E Isaia 11. E quindi il regime alimentare, anche qui un'eziologia, anzitutto vegetariano. Quindi si mangiano le erbe. Si mangiano le erbe. E qui abbiamo l'espressione, e Dio vide, che era cosa buonissima. Tov meot. Tutto l'insieme della creazione, con la presenza dell'uomo, è cosa buonissima. Tov meot. Bellissima, diremmo noi. Bellissima, c'è un'idea di bellezza che dobbiamo riscoprire nel testo della creazione. Cosa manca? È un uomo che ha fatto una bellissima casa, un letto con il baldacchino, che ha una bellissima biancheria. Cosa manca a quest'uomo? La donna. A Israele, finita la creazione, manca il sabato, che in ebraico è femminile. Shabbat è un termine, un verbo che indica non soltanto la cessazione del lavoro, ma proprio l'assenza di fatica. Shabbat è il riposo, proprio l'assenza di fatica. Il settimo giorno viene creato e viene consacrato. I termini che sono per il sabato, riservati al sabato, sono il termine barak, benedire, e il termine kiddesh, santificare, consacrare. Quindi il sabato è un giorno separato dagli altri giorni, è un giorno che ricorda il giorno 1, e questo giorno è benedetto e santificato da Dio. In esso, cioè, si rivela il Dio tre volte santo. E è un giorno in cui il Signore cessa da ogni sua attività, quindi riposa, assente la fatica, assente anche il pensiero della fatica. Tutto questo viene vissuto oggi dagli ebrei, cioè il giorno di sabato è il giorno per vivere la gioia, e la gioia è un'educazione, cioè la gioia non si lascia alla spontaneità. Il giorno di sabato tu devi gioire, la gioia è mitzvah, è un precetto. E quindi ci si educa alla gioia. Non è che uno dice: oggi mi è capitata una cosa triste e allora non gioisco di sabato. Oggi mi è capitata una cosa triste, ma poiché è sabato io devo gioire. Quindi ci si educa alla gioia. Questo è importante. A noi può sembrare una violenza, invece no, è un'educazione del cuore. È un'educazione del cuore. La gioia è un'educazione. Si racconta della moglie di un rabbino: a questo rabbino morirono i figli il giorno di sabato, lei chiuse la porta per non turbare la gioia del rabbino il giorno di sabato, e glielo disse passato il sabato. Quindi, per dire l'osservanza del precetto, questa gioia è testimoniata dall'accensione delle luci, si accende la menorah, si accendono o due candele. E prima che compaia la prima stella nel cielo, e queste luci le accende normalmente la padrona di casa, cioè la donna, e a queste luci non si deve leggere, a queste luci ci si deve servire di queste luci per illuminare. La casa è già in se stessa illuminata, le luci sono tutte accese e non si preme l'interruttore per non riprodurre la creazione della luce del primo giorno. La gioia si esprime in tre pasti abbondanti che vengono preparati il venerdì mattina e che vengono tenuti a temperatura costante su una griglia che viene accesa prima. Non si fanno le faccende domestiche e si... L'unica cosa, l'unico lavoro al quale si è tenuti è la preghiera e il mangiare. Mentre si mangia si canta, e se gli uomini fanno dei discorsi gravosi, difficili, sono le donne a dover intervenire a cantare. Quindi se voi passate
a Gerusalemme, nel quartiere ebraico a Roma, di sabato troverete tutte le luci delle case accese e vi capiterà di sentire i canti che vengono dalla... cioè la famiglia canta, si canta insieme. E vi ho detto che si consumano tre pasti abbondanti e c'è un pane molto buono, molto dolce, si chiama calà, è un pane pieno di canditi e uva passa, è un pane molto dolce, col burro è buonissimo la mattina. E l'altra espressione della gioia è poi è in quel giorno che l'uomo e la moglie provano mutuo piacere, reciproco piacere, quindi l'unione sessuale il giorno di sabato è finalizzata al mutuo piacere, no? Il precetto del piacere, il giorno di sabato devi godere di tua moglie e di tuo marito, in questo senso è molto bello anche questo. E il marito peraltro, tornando dalla sinagoga, deve rivolgere ai figli una benedizione, siate come Beniamino e Manasse, no? Di Giuseppe, e poi alla moglie rivolge un'altra benedizione, che è la benedizione di Proverbi 31, una donna perfetta che potrà trovarla, no? Ogni sabato deve dire alla moglie questo componimento che era chiuso in Proverbi 31, una donna perfetta che potrà trovarla, ben superiore alle perle il suo valore, si alza al mattino, si mette a lavorare, no? Datele del frutto. Quindi ogni sabato il marito dice alla moglie queste parole. Fatevelo dire, magari la domenica, non lo so. questo elogio si estrinseca poi, come vi dicevo, nel piacere. Il sabato è la sposa che viene condotta a Israele, lo sposo da Dio, e nella sinagoga, a un certo punto, al canto di Lecado di Vieni mio diletto, tutte le persone si girano e si rivolgono verso la porta d'ingresso perché entra il sabato, entra la sposa che si deve accogliere. Quando invece finisce il sabato, cioè sarebbe il giorno di sabato al tramonto, qualcuno prolunga l'uscita del sabato proprio per godere della sposa, ci si riunisce e si fa una benedizione su una coppa di vino, il kiddush cosiddetto, una benedizione poi su una candela accesa, quella si può accendere, perché si dice la luce del sabato accompagni tutti i giorni feriali fino all'altro sabato, e una benedizione su erbe aromatiche, la menta, il basilico, perché si dice in questa preghiera l'odore del sabato possa accompagnarci negli altri giorni. D'altronde il sabato, come vi dicevo, è un giorno benedetto e santificato, cioè separato dagli altri giorni feriali. Il giorno di sabato non si lavora, non si fa nessun lavoro, non si scrive, non si accende la luce, non si fanno le faccende domestiche, soltanto veramente ci si assenta dalla fatica, non si pensa alla fatica. E se il giorno di sabato ti capita di pensare a un lavoro che dovrai fare, esistono delle persone, dei sapienti, che poiché hanno pensato a quel lavoro il giorno di sabato, quel lavoro poi non l'hanno fatto, per non trasgredire il sabato. Questa è una sapienza per dire che il Signore, come detto nel Salmo, completerà per me l'opera sua. Cioè è vero che io lavoro con tutte le mie forze, ma è Dio che porta a compimento. È anche un modo, a livello antropologico, per abitare l'insospeso, che è quello che ci risulta più difficile, cioè le cose non fatte o non ancora concluse, perché ti può capitare che arrivi al sabato e c'è un lavoro che ancora non concludi. Allora non è come da noi, ci mi porta il lavoro a casa e lo faccio poi la domenica del fine settimana. Per gli ebrei non è così, si abita con ciò che è sospeso, con ciò che non è ancora compiuto, imparare ad abitare con ciò che è ancora in sospeso, non è ancora compiuto, si compirà all'altra, e godere di quello che si è fatto. Il principio del sabato, nonostante altri la pensino diversamente, però è il principio del godimento, cioè si deve godere, perché dell'uomo godere, e di Dio anche, Dio ha creato l'uomo perché possa godere i suoi giorni. Noi ci fermiamo qui, perché poi dovremmo riprendere alcune note su Genesi 2 e poi andiamo
alla famosa caduta, la famosa mela. Va bene, grazie a voi e arrivederci alla prossima.